Ciao, sono Duke, oggi mi trovo in questa landa ghiacciata per parlarvi delle novità della pre-release 1.4.4. Le due scorse pre-release non hanno aggiunto assolutamente nulla ed è per questo motivo che non ho ritenuto opportuno di farci video, hanno sostanzialmente solo corretto dei bug, alcuni dei quali erano stati introdotti dalle stesse pre-release e quindi siamo alla solita dinamica di Minecraft di fare nuove versioni, introdurre nuovi bug, così poi dopo ci sono nuovi snapshot pre-release per correggerli. Questa è la prima pre-release di cui valga la pena parlare, ci sono quattro novità che sono magari possono non sembrare tantissime, però iniziamo a parlarne comunque. Vediamo la prima, è che ora è possibile, avendo in mano l'uovo appropriato, cliccare su ogni animale e fare così spawnare la versione baby la versione baby dell'animale. Ora non si vede perché la mucca è grande. Spostati un po', fai vedere che è nata la mucca piccolina. Eccola qui. Se io clicco col tasto destro con l'uovo della mucca su una mucca, appare una baby mucca. Fantastico. Un vitello, diciamo. E lo stesso vale per i vari animali. Però non vale ovviamente per i mob ostili, vale solo per gli animali. Ehi, vieni qui. Questa è un piccolo ocelot che non avrebbe tanto senso nel gioco, a pensarci bene, perché quando li facciamo riprodurre di solito sono gatti, quindi questa è una cosa un po' strana, però non importa. Dato che si deve usare l'uovo, ovviamente questa cosa sarà utile solo in modalità creativa, però comunque lo apprezzo perché a volte mi sarebbe piaciuto avere un sistema più facile per creare tante copie di un animale piccolino, di solito per il semplice scopo di farlo esplodere, però così questo semplifica un po' la vita. Un'altra novità che serve a semplificare la vita, ma per mostrarla mi serve qualche oggetto, ecco qui, è un nuovo comando. Che però ovviamente anche questo, per utilizzarlo bisogna attivare i comandi durante la creazione del mondo, e questo serve per incantare gli oggetti in modo semplice senza stare a fare un tavolo di incantesimo e senza stare a posizionare le varie librerie. Io posso scrivere enchant, poi scrivo il mio nome in Minecraft e poi qua bisogna inserire il codice dell'incantesimo che ci interessa. Dato che sono lunghi una serie di numeri, ho preferito scriverle tutti nel blog post che trovate in descrizione. Ad esempio, ora voglio usare 20 e poi metto il livello dell'incantesimo, che in questo caso è 2 di secondo livello. Il 20, ecco che mi dice che l'incantesimo ha avuto successo. Il 20 è aspetto di fuoco e poi il secondo livello deriva dal fatto che io ho inserito il 2 e quindi siamo a posto. Ora ho questa bella spada con aspetto di fuoco e posso far bruciare tutto. Io posso aggiungere alla stessa spada altri incantesimi se voglio, basta che inserisco un altro codice appropriato all'incantesimo che mi interessa. In questo caso 18, se ricordo bene, 18 dovrebbe essere knockback, invece è flagello degli artropodi perché mi ricordavo male, ma comunque ora ha entrambi questi incantesimi la mia spada. Però state attenti perché non potete inserire incantesimi vietati oppure incantesimi di livello superiore al massimo. Ad esempio io con aspetto di fuoco, il cui massimo è 2, non potevo inserire il numero 3, non me l'avrebbe accettato. Inoltre non posso unire due incantesimi che normalmente non si possono abbinare nella stessa spada, nemmeno usando il comando, quindi le solite regole degli incantesimi sono sempre valide. C'è anche l'arco che si può incantare ovviamente, però non ricordo assolutamente qual è un numero adatto all'arco. Vediamo a caso 48, cosa mi dice? Ah, ha avuto successo? Fantastico, potenza 2, l'ho fatto completamente a caso, mi ricordavo più o meno la grandezza del numero da dover usare e mi è andata bene. E ora un bell'arco con potenza 2, insomma gli incantesimi li conoscete tutti benissimo, sono sicuro. E così via anche per gli attrezzi, tutti quanti i nostri attrezzi, solite gli attrezzi che si possono incantare, quindi l'acciarino non si può, la canna da pesca non si può, la bustola non si può, e nemmeno orologio e cesoie, ma il resto si può incantare, e anche ovviamente le armature si possono incantare, come ovvio. Adesso passiamo a un altro piccolo cambiamento, anche questo non è particolarmente rilevante, anzi non anche questo,
perché gli altri due in realtà mi piacciono abbastanza. Questo è il primo, che non è rilevante, perché se facciamo andare dei polipetti come questi sulla terraferma, dopo un po' di tempo inizieranno a prendere danno perché sono fuori dall'elemento naturale e moriranno da soli. Ed ecco che se ne vanno. Questo potrebbe capitare qualche volta, perché può capitare, per quanto sia strano, che escano dall'acqua da solo, anche se capita solo in situazioni particolari. Comunque, beh, è sensato che i nostri calamari muoiano una volta arrivati sulla terraferma, però davvero no, non capisco che priorità diano alle giunte. Ci sono cose che io avrei sistemato prima di queste, ma comunque non lamentiamoci di ciò che ha senso. Questo è l'ultima novità per oggi. È un muro di ragnatele che ho creato apposta per mostrare come io ora sono in modalità creativa e anche camminando in questa modalità le ragnatele mi rallentano comunque. Però se attivo il volo posso passare attraverso le ragnatele senza problemi, senza essere rallentato, mentre prima anche in modalità creativa e anche volando le ragnatele ci rallentavano, e visto la velocità indegna a cui andiamo quando entriamo nelle ragnatele, sono davvero contento che sia stata fatta questa modifica. C'è un'ultima cosa che volevo dire riguardo la possibilità di incantare con un comando, e che è che ora sarà molto più semplice per chi fa video come me, quando devo mostrare le novità, avere gli incantesimi che mi servono. Ora non si dovrà più usare programmi esterni per modificare gli incantesimi, e una cosa che apprezzo sempre è il fatto che venga data la possibilità di fare tutto quello che serve anche non al player che fa solo cose comuni, ma anche a chi ha esigenze un attimo diverse, e di fare tutto quello che ci serve dentro Minecraft, senza dover utilizzare programmi esterni, senza dover modificare file del gioco da fuori del gioco stesso, e quindi sono molto contento di questo. Per oggi è tutto, queste erano le 4 novità. Spero che il video sia stato interessante e vi ringrazio per averlo seguito. Ciao a tutti! Sfiorato più di 1000 volte l'atmosfera, ed ora sono inutile. Io sono inutile. Ho sfiorato più di 1000 volte l'atmosfera, ed ora sono un missile irraggiungibile.